Renzi e il ministro Lotti sono legati da un rapporto politico strettissimo. Lotti è stato sottosegretario e volevate dargli le deleghe ai servizi segreti. Uno che spiffera indagini agli interessati avrebbe avuto le deleghe ai servizi segreti. Voi siete impazziti! Impazziti! Siete uno squallido teatrino dell'ipocrisia, siete semplicemente degli ipocriti. E prima che questa farsa si trasformi nell'ennesima presa in giro per i cittadini, ministro Lotti, abbia un sussulto di dignità. Dovete dirmi chi l'ha detta. Ci si dimette per questioni politiche ed etiche, non per gli avvisi di garanzia. Chi l'ha detto? Travaglio. Matteo Renzi. Matteo Renzi, brava! Dai, ho vinto! Bravissima! No, Travaglio è molto più avanti. Matteo Renzi, il tuo Matteo Renzi. E io sono d'accordo con Matteo Renzi. Dunque, siccome ci si dimette per questioni politiche ed etiche, non per gli avvisi di garanzia, Lotti se ne doveva andare a casa. Allora, Esposito. Adesso, allora, vedi, Barbacetto, io credo che l'ho detto in questa trasmissione, credo un paio di settimane fa, la scorsa settimana che ero confitto. Io purtroppo provo, naturalmente, non personalmente, perché io credo di avere una cultura garantista molto granitica, io provo invidia per Fitto, perché lui è uno che è coerente dal primo giorno all'ultimo giorno. Vuoi che ti dica che nel mio partito ci sono, e ci è caduto anche il segretario del mio partito, che adesso diciamo stiamo facendo le primarie e non lo è più, fino al 30 di aprile, ci sia una tendenza a oscillare tra garantismo e giustizialismo e opportunismo? Sì, te lo dico, Barbacetto, te lo dico con grande franchezza. Chi parla male, perché pensa male. No. Usate, guarda, delle parole, no, che però non vedi, hanno Barbacetto, senso. Questo è un tema. Giustizialismo no, è un movimento. No, perché in no, Sud io non. Allora, no, scusami, Barbacetto, ti ho fatto parlare, diciamo, compreso il quiz. Vedi, che la sinistra in Italia sia ancora, diciamo, non proprio forse a metà del guado, ma ancora poco, non si è arrivata sulla sponda definitiva del garantismo, né, vietando alla propria cultura di avere un giudizio parallelo, cioè quel giudizio etico-morale che, come dire, appartiene ai singoli, non appartiene ad un collettivo. Tant'è che, sì, perché guarda, se tu lo chiedi a me, se tu lo chiedessi, Lupi, no, ma se tu lo chiedessi, ma lascia Lotti, perdere, no? Lupi, cioè, lascia perdere, no, Lupi, sono state spiegami tutte scelte individuali, perché, ascoltami, Barbacetto, fino a prova contraria, tutti che quelli la persona che singola che decide da farsi, Barbacetto, tutti